Nei giorni scorsi il consigliere d'opposizione di Fiumefreddo di Sicilia, Mario Patti, è intervenuto sullo stato in cui versa via Maccarone, sottolineando l'inerzia dell'amministrazione comunale ed in particolare le promesse infrante dell'assessore ai lavori pubblici Claudio Fiume, che replica così alle dichiarazioni del consigliere Patti. È una replica voluta semplicemente per chiarire l'argomento, non per puntualizzare la questione, che è sicuramente costituisce un nervo scoperto del mio assessorato e della mia delega ai lavori pubblici. È stata una facile critica del consigliere Patti, a cui comunque va la mia stima e il mio affetto, comprendendo bene che, essendo in campagna elettorale, qualcosa pur bisognerà dirla. Noi siamo in fase di soluzione delle problematiche di via Maccarone, che hanno visto l'ufficio tecnico ben più impegnato di quanto il consigliere Patti o altri possano immaginare. Le problematiche sono insorte in particolare con le ferrovie, perché la soluzione che c'era stata prospettata di scaricare l'acqua piovana che si viene ad accumulare in via Maccarone nella canaletta che costeggia i binari ferroviari, e che era frutto di un accordo con i tecnici delle ferrovie, dopo che ci è stata fatta fare la progettazione, è stata bocciata dalle ferrovie stesse, per cui siamo dovuti ripartire trovando una soluzione alternativa che abbiamo già individuato. Abbiamo già fatto anche un prospetto generale delle spese che saranno necessarie e contiamo prima della stagione estiva o comunque a ridosso subito dopo, quindi a settembre, di avviare questi lavori che prevedono appunto lo smaltimento di queste acque sia prima del ponte delle ferrovie che più a monte, così come abbiamo previsto già l'intervento sull'intero manto stradale. Noi accettiamo sia le critiche sia lo stimolo che da queste critiche possano venire, tuttavia il consigliere Patti sa che ci stiamo lavorando già da parecchio tempo e che non è stata un'inerzia dell'amministrazione ma problemi con le ferrovie dello Stato, quindi forse poteva anche risparmiarsi. Poi delle puntualizzazioni, invito Mario Patti a informarsi sulla toponomastica, non è via Maccherrone ma è via Maccarone. Invito pure a rendersi conto o a non dare notizie distorte, perché questa via Maccarone non è certamente un'arteria principale del paese, così come lui ha inteso individuarla.